Vi volevo parlare di un argomento più operativo, che è quello dell'utilizzo del sistema Git e del sito GitHub per poter lavorare e collaborare sui progetti. Okay? Così già dalla settimana prossima, dal prossimo laboratorio, sarete in grado anche voi di poterlo fare. Allora, partiamo dall'inizio. Io ho, o dal fondo, dipende dal punto di vista, io sul sito di TDP 2024 vi ho pubblicato, vedete qua c'è una cosa che si chiama libretto voti, che è l'esercizio che abbiamo fatto lunedì. È pubblicato qua. Vi ho messo il link anche sulla pagina del corso che mandava qui. E quindi se qualcuno era curioso di vedere, poteva cliccarci sopra e vederlo, leggere quello che avevamo scritto, copiarselo, eccetera. Però, come funziona tutto questo meccanismo? No? Quello che impariamo adesso è come agganciarsi, in certo senso, a questo sito per poter automaticamente scaricare dentro PyCharm questo programma, poterlo modificare e poi aggiornarlo online, in modo che questa sia, diciamo così, la versione online condivisibile, no? Che si può condividere di un determinato progetto, non solamente un file singolo. Allora, tutto questo è figlio di un'esigenza fondamentale nella gestione documentale di qualunque tipo di documento e ancora di più nei documenti che sono in realtà dei programmi software, che è la gestione delle versioni. Ok? Voi sicuramente avrete già fatto relazioni, tesine e cose varie, dopodiché se vi chiedono a bruciapelo, sì, ma qual è l'ultima versione? Allora ci sono sempre quei 30 secondi di panico in cui dici aspetta un attimo, ce l'ho nella mail, non l'ho salvata, l'ho salvata con che nome, finale, underscore ultima, underscore davvero, o cose del genere, no? E poi magari il tuo compagno con cui stavi lavorando ha lavorato tutta la notte per modificare una cosa che tu avevi già modificato dall'altra parte, ma non avete condiviso o non vi eravate scambiati il lavoro. Questo è un problema serissimo, che è un problema di correttezza e di efficienza del lavoro, no? Allora, gli informatici sono dati da fare e si sono inventati una soluzione per evitare questi problemi, no? Chiaramente a monte di tutto serve la disciplina, no? Serve mettersi d'accordo su un metodo di lavoro, ma non lo devo dire a voi che siete gestionali, sarete gestionali. Però la disciplina da sola non basta, servono anche degli strumenti. Strumenti di controllo delle versioni, appunto, che si sono evoluti, no? All'inizio erano strumenti che ciascuno poteva usare sul proprio computer, poi chiaramente oggi, con tutte le tecnologie cloud, internet, sono strumenti di tipo distribuito, no? Quindi sono stati inventati e pensati proprio per permettere a gruppi di lavoro, anche remoti, di poter collaborare a un progetto unico. Allora, ci sono alcuni concetti di base, su cui poi questi, io parlo in generale, al plurale, di sistemi di controllo versione, perché appunto negli anni sono stati proposti molti. Vediamo i concetti generali e poi ci caliamo in quello che usiamo noi, che è quello che oggi è usato per la maggiore, tra 10 anni non lo so, ma oggi e nel futuro prossimo sicuramente sì. Allora, abbiamo un concetto di repository. Il repository è una sorta di database in cui c'è tutta la storia di tutti i file di tutto il progetto. Avremo tanti repository, uno per il progetto, diciamo. Questo progetto è fatto di tanti file, questi file sono nati a un certo punto da zero, cioè abbiamo scritto cose dentro, li abbiamo modificati, li abbiamo cancellati, eccetera, eccetera. Un repository contiene tutte le versioni di tutti i file su cui hai lavorato all'interno di quel progetto, da quando hai creato il progetto fino all'ultima volta che l'hai salvato, essenzialmente. Quindi chi ha in mano quel repository può ricostruire lo stato attuale del progetto, cioè l'ultima versione, così come tutte le versioni precedenti, che è fondamentale poter tornare indietro, perché vedi che c'è qualcosa che non funziona, ti ricordi che prima funzionava, vai a vedere cosa hai cambiato. Oppure lavorate in due, allora lui modifica il progetto, io devo capire che cosa ha modificato lui per potermi agganciare ad andare avanti, no? Quindi è possibile in ogni momento tornare a una versione precedente oppure andare all'ultima versione avendo questo repository. Al giorno d'oggi non ci spaventa il fatto che sta roba qua magari occupa un po' di spazio su disco, no? Un file sorgente.
rispetto all'ultimo video che avete scaricato, sarà sempre mille volte più piccola. Repository è un database impaccato che tiene tutta questa informazione. Poi, sul mio computer, se io ho il repository, so che tutti i dati sono lì, ma non li posso direttamente vedere e modificare. Per vedere e modificare una versione del progetto, devo estrarre una fetta dal repository. No? Io il repository me lo immagino ovviamente con una serie di fette di salame una sopra l'altra, l'ultima è l'ultima modifica, ma posso avere anche tutte quelle precedenti. In un qualunque momento posso chiedere al repository, al sistema di controllo delle versioni, di estrarre dal repository una determinata fetta e spacchettarmela sul mio disco, sul mio hard disk, no? Scompattarla sull'hard disk. E quindi avere una cartella in cui ci siano i file del progetto di una determinata versione, normalmente l'ultima. Normalmente lavoro sull'ultima versione, ma non è detto. Quindi io ho una copia, come si chiama working copy, una copia di lavoro di tutti i file del progetto. Quindi ho una versione sola, che è normalmente l'ultima, disponibile direttamente come file, che è quello che vedo col mio ambiente di sviluppo. Posso creare i file, aggiungere, salvarli, tutto ciò che faccio col mio ambiente di sviluppo scrivendo codice lo sto facendo nella copia di lavoro. Scrivo, salvo, provo, faccio debug, eccetera, butto via perché ho sbagliato, rifaccio, eccetera, ho la mia copia di lavoro. Ok? La copia di lavoro si tiene traccia delle modifiche che io ho fatto rispetto alla fetta che avevo estratto dal repository. Tu mi dai il repository, ok, una stupidaggine, io ho oggi, dov'è PyCharm, dove sei andato? Qua sotto. Ho aggiunto, ho modificato questo nome di questa variabile facendo diventare underscore voti, questo progetto per potervelo salvare su GitHub avevo creato un repository, no? Quindi è agganciato un repository con tutte le versioni, e lui adesso sa che la versione della coppia di lavoro sul mio computer è stata modificata rispetto al repository. E in particolare è stata modificata nel file libretto.py alla riga tal dei tali dove c'è la variabile voti. No? In questo caso PyCharm me lo sta facendo vedere con queste righe blu, che mi fa vedere qual è la modifica rispetto al repository, e il nome del file lo evidenzia in blu. Questo non è nel repository ancora. Io se voglio posso buttare via tutto e queste modifiche vengono perse. Però la copia di lavoro tiene traccia delle modifiche che ho fatto rispetto alla versione del repository che ho estratto. E questo permette di fare poi le operazioni di sincronizzazione tra copia di lavoro e repository. Cioè se io voglio rendere queste modifiche permanenti, quindi ho fatto questo underscore, mi piace, sono contento, funziona, allora lo salvo nel repository. Nella copia di lavoro l'ho già salvata, ma voi pensate che la copia di lavoro può sparire in qualunque momento. Vi si rompe il computer, ok? Ve lo rubano. Op, ciò che c'è su quel disco è scomparso. Ciò che c'è nel repository non è scomparso, perché il repository, vediamo tra un attimo, non salviamo solo sul nostro computer, ma lo sincronizziamo anche con un server, ok? Quindi le modifiche fatte in una coppia di lavoro sono, consideriamole effimere, sono giustamente come dice il nome, ci sto lavorando. Quando arrivo a un punto fermo le salvo nel repository, poi da lì vado avanti, no? E quindi aggiungo una fetta di salame in più alla mia, scusate l'ora, se faccio questo paragone all'una. Quindi ho l'operazione che si chiama commit in gergo, in cui consolido nel repository le modifiche fatte alla coppia di lavoro. Questa operazione ovviamente consolida le modifiche solamente nei file che sono stati modificati, tutti gli altri non li tocca, cioè non è che va a rifare una copia intera di tutto, va chirurgicamente ad aggiornare le modifiche che ho fatto. Senza andare, il repository cresce sempre, non vado mai a modificare, dimenticare le versioni precedenti, ne aggiungo una nuova. Ogni volta che faccio un commit si aggiunge un elemento alla storia dei commit del progetto. Normalmente quando faccio un commit viene richiesto anche un messaggio esplicativo, cioè non basta fare commit, devo dire che cosa ho fatto in questo commit.
reso not, cioè, ho reso la variabile voti privata. Così chi va poi a visionare la storia di quel progetto, di quel file, vede commit per commit quali file sono stati modificati e con quale, chi l'ha fatto, quando, quindi l'autore, la data e la motivazione. E quindi diventa di fatto una documentazione interna del processo di sviluppo. L'operazione inversa al commit è l'aggiornamento, che può servire, in particolare se stiamo lavorando in un gruppo di persone diverse, no? Allora io lavoro su una parte, faccio commit della mia parte, tu devi andare avanti, allora prima di cominciare a modificare altre cose, ti prendi gli ultimi aggiornamenti che ho fatto io. L'operazione di update è un'operazione intelligente, no? Che va a modificare nella mia copia, nella tua copia di lavoro, se vogliamo continuare questo paragone, va a modificare nella tua copia di lavoro quei file che nel repository sono stati modificati rispetto alla versione che avevi tu. E quindi ti aggiorna, no? I vari file. Così sei sicuro che a quel punto lavorerai sulla, a partire dalla versione più recente, che nel frattempo era stata modificata. Queste due operazioni sono operazioni intelligenti, nel senso che in entrambi i casi verificano dei conflitti. Quindi se io lavoro su un file e tu lavori su un file diverso, va benissimo. Ma se entrambi lavoriamo sullo stesso file e lo modifichiamo entrambi, allora l'operazione di commit o di update non può avvenire in modo indolore. Perché se io ho modificato una riga, tu hai modificato la riga dopo, cosa devo fare questa modifica? Applicare tutte e due? Solo la mia, solo la tua, solo la più recente? Allora lui, l'algoritmo non può deciderlo. E infatti in questi casi si blocca l'algoritmo e gli dice, senti Ciccio, c'è questo file qua che ha delle modifiche conflittuali, decidi. E lui mi dice, guarda, modifica per modifica, prendi la prima, prendi la seconda, prendi nessuna oppure riscrivila. No, quindi c'è un'operazione di merge, di fusione, antipatica, noiosa, ma ovviamente necessaria, che capita quando a monte non ci si è coordinati bene e si è andati a toccare le stesse cose. Non è irrecuperabile, però va recuperato manualmente. Mentre tutto il resto viene gestito automaticamente, quando ci sono conflitti di questo genere vanno risolti manualmente, giustamente. Piuttosto che risolverli con un qualche algoritmo che poi fa la cosa sbagliata, è meglio darlo in mano all'autore, che tipicamente appunto ha queste scelte, tieni la mia, tieni la tua, scartale tutte e due, quindi torna a quella precedente, oppure fai una terza modifica ancora che ti dico in questo momento. Quindi anche gli ambienti di sviluppo ci danno un'interfaccia di merge in cui speriamo di non incappare quasi mai se non facciamo attenzione. Questo in generale. Dopodiché la domanda che ci facciamo è: dove stanno questi repository e queste coppie di lavoro? Vabbè, la coppia di lavoro di sicuro deve stare sul mio computer. Quindi se lavoriamo in tre sul progetto, ciascuno avrà la propria coppia di lavoro. Se ci mettiamo d'accordo che al mattino, appena ci svegliamo, ciascuno fa un update, avremo tutti la stessa coppia di lavoro al mattino. Poi però, da quando poi comincio a battere il primo tasto sulla tastiera, queste coppie di lavoro ovviamente divergono. E quindi dovremmo tenersi aggiornati, nel senso che man mano che vado avanti faccio un commit sul repository e gli altri faranno un update per portarsi allo stesso livello. Se poi stiamo lavorando su cose diverse, ci sono dei meccanismi più avanzati che per creare dei rami di sviluppo diversi, dei cosiddetti branch, in cui si lavora indipendentemente e non necessariamente in modo sovrapposto. Ma questa figura è la figura in cui il repository centralizzato è unico. E quindi per poter collaborare, nel senso che tutti si colleghino allo stesso repository, che tipicamente sta su un server da qualche parte, e siano tutti online e sincronizzati in certo senso. No? Questo è un modello che può funzionare, ma si è andati avanti verso modelli più complicati, che sono modelli completamente distribuiti, in cui, che sembra un po' strano inizialmente, inizialmente un pochino complicato, ma ci si fa l'abitudine facilmente. Ciascuno ha sul proprio computer la copia di lavoro, ovviamente, e una copia del repository. Quindi se io dovessi fare un commit o andare a riprendere una versione vecchia, eccetera, lo posso fare senza neanche essere collegato a internet, perché tanto ce l'ho sul mio computer.
Quindi sul mio computer ho tutte le operazioni per poter arricchire la history, quindi fare nuovi commit, oppure andare a spulciare versioni precedenti. Quindi ciascuno, ma allora, un attimo, se io ho un repository e una copia di lavoro e lui ha un repository e una copia di lavoro, però stiamo lavorando in modo indipendente, separato, come facciamo a sincronizzarci? Cioè vuol dire che quando io faccio commit lo faccio sulla mia copia privata del repository, quando tu fai commit lo fai sulla tua copia privata del repository e da lì in poi però abbiamo perso il controllo. Ecco, sì, se non ci fosse la possibilità di scambiare tra di loro e allineare questi repository tra di loro. Quindi stiamo aggiungendo un livello in più. Vedete che lassù c'è un repository su un server, non è sul computer di qualcuno, che è quello, diciamo così, centrale, principale. In GitHub lo chiamiamo origin, cioè il punto in cui c'è la vera verità, no? Che sta lì e ci sono delle operazioni, delle primitive per poter sincronizzare in un verso e nell'altro i vari repository rispetto al repository remoto, al remote. Quindi io ho tre livelli, la working copy, il repository locale e il repository remoto. Se una mia modifica deve essere condivisa con gli altri, deve fare tutto il giro. Dalla mia working copy lo salvo, faccio commit sul mio repository locale, poi aggiorno il repository remoto a partire da quello locale, il mio amico a sua volta deve prendere le ultime modifiche del repository remoto, riportarle sul repository locale e fare un updating locale per riportare quel carattere modificato sulla working copy. Sembra complicato, ma poi in realtà sono operazioni che si fanno abbastanza facilmente una volta impostato il tutto. Questo permette di appunto poter lavorare in modo separato, anche diciamo così disconnesso, non necessariamente disconnesso da internet, ma nel senso disconnesso tra le persone, non dobbiamo parlarci in continuo, fa attenzione che io devo fare un commit, non lo sto facendo io, come nel caso di un unico repository centralizzato. Ognuno va avanti, poi i punti di sincronizzazione sono, diciamo così, più attenti in certo senso. Anche qua c'è la protezione sul fatto che se uno modifica una cosa e la mette nel repository e quell'altro la mette, allora l'operazione di sincronizzazione dei vari repository ti dà dei punti di attenzione e ti chiede di intervenire quando non sono, diciamo così, automatico. E quindi queste due operazioni aggiuntive che servono per sincronizzare un repository con un altro, che in gergo si chiamano push, da locale a remoto, e pull, da remoto a locale. Quindi per raccontare lo scenario di prima, usando questi termini, io ho modificato qualcosa qui, faccio commit, push, il mio amico fa pull e update. E abbiamo finito il giro. E nel frattempo la storia di tutto questo è stata salvata 1, 2, in 3 posti. Quindi se anche mi rovino nel computer, sono tranquillo. Non tranquillo perché devo ripagarmelo, ma tranquillo per i dati. Scusate, ma a me fa sempre ridere quando ogni tanto compaiono su Instagram quelle persone disperate che dicono: ho perso la chiavetta sul tram, avevo tutto il lavoro di 2 anni di tesi. Ecco, bisogna segnare queste cose. Ok, questo in termini di concetti generali. In termini di strumenti, di operazioni pratiche, noi usiamo un sistema di controllo di versioni che si chiama Git, che è stato inventato niente poco di meno che da Linus Torvalds, che è la persona che ha inventato Linux. E perché Linux è un sistema operativo che ha un kernel fatto di decine di migliaia di righe di codice, molto toste, perché il sistema operativo vicino all'hardware sono, diciamo, programmi molto complessi da scrivere, che però è il risultato della collaborazione di centinaia di collaboratori in giro per il mondo, che in una prima fase, quando implementavano una nuova funzione, mandavano una mail a Linus e gli dicevano: guarda un po' sto codice che ho scritto, e lui lo guardava e lo capiva e lo inseriva nel codice suo, no? Però potete capire che non scala una cosa di questo genere. Allora, per riuscire a gestire un progetto della portata del kernel di Linux, si è inventato Git, a tempo perso così.
E quindi ha creato questo sistema fatto di una serie di programmini, di comandi, devo dire anche un po' astrusi, no? Perché queste persone che hanno una mente superiore poi alla fine quando producono qualche cosa è difficile stare dietro anche al modo di ragionare, però ha subito preso piede perché supportava questo modello distribuito. Per noi Git è già integrato dentro PyCharm, se no i comandi di Git sono scaricabili direttamente da questo sito strano che si chiama Git SCM, che non so più cosa voglia dire, source control qualcosa, perché il nome git.com non c'era, non gli piaceva, insomma. Git ci permette di gestire i repository locali, scambiandoci dati in qualche modo, poi a Git non interessa tanto come ci scambiamo questi dati, però semplicemente è un software che permette di fare operazioni. Per avere una figura di questo genere mi serve che qualcuno mi metta a disposizione quel server lì su cui puoi andare a salvare il repository remoto. Quindi o quel server lì me lo tiro su a casa mia, me lo implemento a casa mia, oppure uso un servizio cloud come quello di GitHub, ce n'è più di uno, ma GitHub è più famoso, che è un servizio cloud che per mestiere fa hosting, diciamo così, conserva repository remoti. Adesso, ultimamente, negli ultimi anni, GitHub è stato acquistato da Microsoft, quindi stanno spingendo molto anche su quello, mentre le altre alternative sono stanno faticando un pochino di più dal punto di vista economico, chiaramente. Ma GitLab è un'altra possibilità, Bitbucket è un'altra, che alla fine fanno tutti lo stesso mestiere anche se con interfacce leggermente diverse. Usiamo GitHub perché è quello più famoso, ma la sostanza non cambia. E quindi è un sito gratuito, nel senso che ha delle funzioni a pagamento, ma le funzioni a pagamento essenzialmente sono: se tu hai un grosso progetto e lo vuoi tenere privato, allora devi pagare, no? Mentre invece se tu i progetti che carichi li lasci aperti a tutti, oppure non sono più grandi di una certa dimensione, eccetera, è gratuito, no? L'idea è che se tu lo usi per l'azienda, allora tipicamente avrai bisogno di funzionalità di tipo enterprise, mantenimento dei dati privati, eccetera, o procedure di calcolo, quindi automazioni che fai scattare quando succede qualcosa, in cui paghi la CPU che usi nel loro server. Ma per servizio di parcheggio, no, di gestione di repository remoti per progetti pubblici oppure privati senza scopo di lucro, si può usare tranquillamente senza pagare nulla. Volendo c'è anche possibile attivare un account tipo education, c'è una procedura che vi fa riconoscere, se vi registrate con la mail del Politecnico, vi fa riconoscere come student education, e quindi vi dà delle ore di calcolo in più mensili, cose di questo, ma che non ci servono, almeno non in questo corso, le potete avere per altri scopi. Ok, allora, come funziona GitHub? GitHub a questo punto, io mi sono creato un profilo, e nel mio profilo ci sono una serie di repository che ho creato via via negli anni, no? Questi sono repository più o meno personali, e poi all'interno ogni utente può creare dei gruppi, che in realtà il gergo di GitHub li chiama organizations. Quindi qui ci sono le organizzazioni che vedete, vari corsi che ho tenuto durante gli anni, e trovate anche TDP 2024, che è l'organization, il gruppo che ho chiamato in questo modo. Questo gruppo, questa organization, contiene a sua volta dei repository. Ok, quindi voi come vedete, public sono quelli che vedete anche voi, private sono quelli che invece non potete vedere perché sono privati ai proprietari di questa organizzazione, no? Tipicamente sono quelli su cui stiamo lavorando, vi pubblicheremo quando sarà ora. Ok, anche voi, avendo un account, potete crearvi dei vostri repository personali oppure delle organization
con all'interno del repository, tipicamente se devi lavorare in gruppo con due o tre persone, magari conviene creare un'organization all'interno del quale, con i permessi di accesso a tutte le persone che ci devono lavorare, all'interno del quale ciascuno crea i vari repository, si condividono, eccetera. Chiaramente richiede un po' di pianificazione, no? Quindi quando vediamo una cosa, la prima, la cosa più semplice che è indicata anche qua, no? Vediamo molto pratico. Se io voglio creare un nuovo progetto e renderlo disponibile a tutti su GitHub, allora cosa faccio? Immaginiamo di voler creare un nuovo progetto che chiamiamo progetto di esempio e noi partiamo ovviamente dal mio computer. Creo un progetto normale, file new project, lo salvo in questa cartella e lo chiamo esempio git. Ad esempio. Allora, questa è la finestra di creazione del progetto di PyCharm. Se notate c'è una bellissima casellina che dice crea repository git. Quindi se spuntiamo questa casellina, ok? Viene creato un progetto Python sul mio computer e contestualmente viene creato un repository vuoto collegato al progetto che sarà, che, diciamo così, il progetto Python sarà la working copy del repository collegate. Se non lo faccio lo posso creare in un secondo momento, questa casellina qua l'hanno messa da poco, no? Nella creazione del nuovo progetto, però è comodo che ci sia. Poi c'è la solita cosa, il tipo di interprete che voglio fare, devo usare di Python e va bene. Clicco su Create, va bene, apriamolo su questa finestra, lasciamo lavorare e a questo punto abbiamo esempio.git, qui c'è la libreria Python. Se siete su Windows controllate sempre, quando create un progetto nuovo vi dice guarda che, visto che qua ci sono tutti i file della libreria, l'antivirus di Windows potrebbe frullare, no, perché controlla continuamente questi file qua e rallentarti il lavoro. Quindi se vuoi disabilitare l'antivirus di Windows sulle cartelle di progetto puoi farlo, io tendenzialmente lo faccio perché tanto non è che dentro la libreria ci vado a scaricare dei virus. Al di là di quello, possiamo fare un nuovo file Python che chiamiamo ciao e stampiamo dentro. Ecco, quando creo un nuovo file e il repository e la working copy, il progetto è agganciato al repository, mi chiede guarda questo file qua, vuoi aggiungerlo a Git? Cioè è un file così di prova che stai facendo e poi lo cancelli oppure fa parte del tuo progetto? Perché se fa parte del tuo progetto lo prendo in carico e quando farò il prossimo commit salvo anche quello nel repository, altrimenti faccio finta che non ci sia. Sì. Lasciamo questo per un attimo e qua stampo qualcosa. Vabbè, stampo ciao e va bene, questo è un bellissimo programma in Python. Finora che cos'ho? Ho scritto, ho creato un file nella working copy, nel repository locale non c'è ancora nulla, nel repository remoto tantomeno, non esiste neppure il repository remoto. Io volendo potrei anche lavorare senza un repository remoto, lavorare in locale. Dico vabbè, ho fatto questo, adesso lo voglio, funziona eccetera, la voglio salvare perché poi voglio andare avanti col progetto. Allora l'operazione da fare è questo qui, vedete che qua c'è un'icona strana che si chiama commit. Questo commit ti porta a una finestra in cui ci sono i cambiamenti, cioè cosa hai cambiato nel tuo progetto rispetto all'ultima volta che hai fatto commit, e poi scegliere, normalmente si scelgono tutti, quali file includere in questo commit, in questo salvataggio. Gli altri invece rimangono ancora in sospeso, modificati ma in sospeso. E poi un messaggio obbligatorio, una linea di codice. E faccio commit. A questo punto vedete che i cambiamenti si sono azzerati, nel senso che tutte le modifiche che c'erano sono state assorbite dal commit e sono passate
al repository. Se torno, adesso voi non l'avete notato, ma quando ci provate voi o quando se volete guardare il video, vedete che il nome del file, il colore del nome del file è cambiato. Passato da nero a verde a blu, no, blu vuol dire, verde vuol dire nuovo, blu vuol dire modificato. Se è nero vuol dire che è sincronizzato. Vabbè, dopo un po' ci si abitua, però almeno si capisce, no? Si vede a colpo d'occhio che cosa è stato modificato. Convenzione banale. C'è anche la possibilità, e quest'altra icona qua sotto, che si chiama Git, che ci apre sotto un pannello in cui vediamo la storia del progetto. In questo caso abbiamo un commit solo di una linea di codice, e se clicco sul commit mi fa vedere che questo commit è stato fatto da me, scusate qua, devo un po' spostare le finestre, è stato fatto da me a questo giorno e questa ora e contiene questi file. Se ci fossero tanti commit, ciascuno di questi ha l'autore, il messaggio, la data e i file che sono stati modificati. E poi da qua, volendo, si possono estrarre i file, visualizzare, vedere le modifiche, insomma, tutta una serie di cose che si possono fare sulla storia del progetto. Quindi se io adesso facessi anche hello, lo posso, avete diventato blu il file, lo posso salvare, salvo questo file, sì, e quindi questa è la versione internazionale del mio programma. Faccio commit e nella mia storia vedete che a questo punto ho due commit, quello di prima e quello di dopo. I commit, una volta che ci sono, non scompaiono mai, è sempre una cosa incrementale, monotona, ok? Giustamente. Finora però ho lavorato sul mio computer. Supponiamo che io non mi fido del mio computer, voglio essere più tranquillo, salvarlo da qualche parte, oppure voglio collaborare con qualcuno. Allora è necessario che io vada a creare un repository remoto su GitHub, lo posso creare o nel mio profilo personale o nel profilo di tecnico di programmazione, mettiamolo nel profilo di tecnico di programmazione, new, crea un nuovo repository, gli devo dare un nome, beh, diamo il nome del progetto che ho chiamato esempio Git, e questo è un progettino per spiegare Git. Se voglio vederlo solo io lo etichetto come privato, se voglio che lo vediate anche voi lo etichetto come pubblico. Io o gli altri, diciamo così, proprietari dell'organization, del gruppo. Quindi public vuol dire a tutti, a tutto il mondo. Private vuol dire al proprietario dell'account o dell'organization, nel caso in cui lo stia creando come adesso, all'interno di un'organization. Basta. Non fate quello che c'è scritto qua sotto. Ah, ma mettici un readme, mettici una licenza, mettici gitignore un file che ti dice guarda, certi tipi di file ignorali, no? Perché magari sono dei file di dati o delle stampe, non vogliamo salvarli su Git e quindi devo dire quali file ignorare, altrimenti tutti gli altri li considera. Non è sbagliato aggiungerli, però se noi adesso aggiungessimo un readme quando creiamo questo repository, stiamo già creando un conflitto. Perché noi abbiamo un repository remoto che stiamo creando che conterrebbe un file readme e un repository locale che vogliamo sincronizzare con quello che non lo contiene quel file readme. E quindi non riusciremo a fare push e pull per sincronizzarli perché sono già subito in una situazione divergente. Ok? Quindi la creazione di contenuti la faccio solo se non ho un progetto vero su cui sto lavorando, quindi creo un progetto vuoto da lì e poi lo voglio, ma è abbastanza rara come. Quindi non fatevi, diciamo così, attirare da queste opzioni qua, se no poi non riuscite a fare push. Crea un repository vuoto. E infatti lui mi dice, bravo, hai fatto un repository ma non c'è niente dentro, quindi non so che cosa farti fare, devi per favore importare del codice qua dentro. E mi dice modi diversi per farlo. Con dei comandi git che sono difficili da capire. Ma in realtà la cosa più semplice è questa. Questo indirizzo qua è l'indirizzo corrispondente a quel repository remoto. Quindi io ho creato un repository remoto, pubblico.
Pubblico vuol dire che chiunque lo può leggere, non che lo può modificare. Per modificarlo possono modificare solo i proprietari, sempre in scrittura. Quando si parla, quando si intende pubblico in GitHub, si intende pubblico alla lettura. Quell'indirizzo lì è l'indirizzo a cui mi posso agganciare per collegare il mio repository locale col repository remoto. Quindi devo semplicemente fare copia di qua, copio questa stringa, questo tastino qua mi aiuta a copiare, o se no faccio semplicemente copia, e da PyCharm posso fare l'operazione che si chiama di push. Quindi qua nel menu dovrebbe esserci da qualche parte, aspetta qua, un'operazione di push. Vedete che qua sopra c'è il nome del progetto, nel caso in cui ne aprissimo più di uno, e il nome, in questo caso il branch git, cioè del ramo di sviluppo. Normalmente c'è un ramo principale che si chiama main oppure master, noi di solito lavoriamo con un ramo solo. E dentro ci sono alcuni comandi legati al git, che poi trovate anche negli altri menu, ma è comodo averli qua. Commit lo troviamo anche qui, e poi c'è il comando push. Ricordate le figurine, commit salva dal repository, dalla copia di lavoro al repository locale. Push copia dal repository locale a quello remoto. Quindi ciò che dobbiamo fare adesso per portare questo progetto sul sito di GitHub è fare push. Questa è la finestra del push, che è un po' triste perché mi dice, sì, ho capito, ma push dove? No? Dimmi qual è il sito remoto verso cui fare push, ok, ci clicco qua e ti incollo quell'indirizzo. Che lui gli dà normalmente il nome origin, perché così stiamo decidendo che quella è la fonte vera, è il punto centrale di questo progetto. È un nome qualunque, ma per convenzione l'origin, il remoto principale. Faccio ok, quindi lui adesso mi dice, guarda, tu nel ramo master, ok, stai mandando verso questo origin, verso il remoto, verso il ramo master dell'origin, due commit, che sono questo e questo. Complessivamente stai mandando questi file. Se sei d'accordo, fai push. Lui sotto pushing, e poi mi dice, l'ho fatto. Localmente non è cambiato niente, ma se andiamo a vedere sul sito di GitHub, aggiorno la pagina e per magia mi fa vedere questi file, che sono i file del mio progetto, e anche che ci sono due commit. Se ci clicco sopra mi fa vedere la storia dei commit. Cioè, ho tutto aggiornato lì. Ok? Quindi da questo momento in avanti voi potete tranquillamente continuare a lavorare sul vostro progetto. Quindi mettiamo questa documentazione, messo in commento, salvo, qui, copia di lavoro, poi voglio salvare le modifiche, vado di nuovo in commit, aggiungo un commento e faccio commit e poi push, oppure c'è il bottoncino che mi fa già commit e push insieme. Allora, se è l'ultimo lavoro che faccio, posso fare commit e push e mi tolgo il pensiero. Se invece so che sto facendo tanti piccoli commit, poi voglio fare push una volta sola, lo posso anche fare. Non cambia nulla. Devo solo ricordarmi che finché faccio commit sto sul mio computer, quando faccio push vado su GitHub. Quindi faccio push di questo. Rifaccio push e dall'altra parte, quindi quali file scegliere lo faccio nella fase di commit. Perché nella fase di push non vado più a fare il push dei file, ma vado a fare il push dei commit, delle singole righe del commit. Quindi ho fatto tutte le ultime che sono state fatte. E vedete che qua questa history sta cominciando a diventare ricca. Ok. E questo è un bellissimo progetto che abbiamo fatto. Adesso, immaginate che voi andate a casa e dite, ah guarda quel progetto lì, però voglio provare a modificarlo, farmelo per conto mio, vedere quello. Allora, come fate a prendere un progetto che sta su GitHub e usarlo sul vostro computer? Come fate? Fate, allora, questa era l'operazione, se vogliamo, workflow, creazione di un nuovo progetto, poi nelle slide che seguono ci sono un po' di videate
che riassumono i vari passaggi che abbiamo fatto, no? Però li abbiamo visti insieme. L'inverso è, c'è già un progetto che qualcuno ha messo su GitHub e voglio lavorarci. Allora devo inizializzare un nuovo progetto sul mio computer partendo come punto di partenza, come origin, da un progetto che c'è già su GitHub. Questa operazione si chiama clone. Clonare un progetto significa prendere un repository remoto e creare, clonarlo, fare una copia identica creando un repository locale sul mio computer di quel progetto lì. Da quel punto in avanti io posso anche creare un repository locale, creare una working copy e da quel momento in avanti sono agganciato come prima. C'è solo un difetto, che se voi andate a casa e fate un clone, clone dov'è? Attenzione, cos'è, dov'è clone? È qua. Git, clone. Nel menu, clone mi crea un nuovo progetto, devo scegliere la directory, eccetera, eccetera. C'è solo un problema, che se voi andate a casa e provate a fare clone di questo progetto, ci riuscite, perché è un progetto pubblico, e quindi ve lo scarico sul vostro computer, ma poi non potete più fare push, perché potete fare commit in locale sul vostro computer, ma se cercate di fare push vi dite no, guarda, il progetto è di proprietà di TDP 2024 e tu non sei una persona autorizzata, no? Quindi va bene se hai un progetto, lo vuoi scaricare, guardare, ma non se ci vuoi lavorare per portarlo avanti. Se ci vuoi lavorare per portarlo avanti, prima di tutto devi prendere quel progetto e copiartelo in un'area in cui tu abbia il diritto di scrittura, ad esempio il tuo profilo personale. E poi fare clone. Allora, la prima operazione qua è citata appunto quella di cosiddetto fork. Cioè, su GitHub tu vedi un progetto che ti piace e dici, bello questo, me lo voglio copiare nel mio account GitHub. Quindi mi crea un progetto su GitHub, un remoto, identico a quello che ho scelto, l'operazione di fork. Poi sta lì, non mangia e non beve, fino a quando noi decidiamo di fare un clone e portarcelo sul nostro computer. Però a questo punto abbiamo fatto clone della nostra copia dello stesso progetto e quindi potremo fare dei push se ci lavoriamo sopra. Ok? Questo per un progetto qualsiasi. Se invece siete in tre amici che lavorate su un progetto, basta che chi crea il progetto dia il permesso agli altri due amici di poter accedere e allora possono fare tutti i push e pull sullo stesso progetto, non c'è bisogno di fare cose tanto complicate. Ok, quindi vediamo come funziona. Allora, diciamo che adesso io sono voi a casa, oggi pomeriggio, o voglio vedere questo progetto di esempio, magari prendiamo quello del libretto, che ne so. No? Che c'è, almeno c'è qualcosa dentro e magari ci possiamo continuare a lavorare lunedì prossimo. Questo è il progetto di proprietà di TDP 2024, voi non lo potete modificare, ma potete fare un fork. Il fork vi chiede, sì, dove vuoi salvarlo? Vuoi creare un progetto? In quale account? E qui c'è il mio account personale o ci sono tutte le varie organization che mi sono creato. Quindi voi probabilmente, se avete appena creato l'account, avrete solamente l'account personale qua dentro, vi potete creare la copia libretto voti dentro il vostro account personale. Crea fork sotto. A questo punto lui ci mette un secondo e vi dice, guardate che è switchato, non è più TDP 2004 ma è il mio account personale, con un progetto che si chiama libretto voti, che ti dice forcato da quest'altro, no? Si ricorda di averlo fatto, credo mai tu domani ti dimenticassi. A questo punto è un progetto identico a quello precedente, tra l'altro se io modificassi quello generale, voi potete usare questo bottone, sincronizza il fork in cui ti vai a riprendere le ultime versioni da quello, se tu ovviamente non l'hai modificato nel frattempo in modo incompatibile, e adesso possiamo portarcelo sul nostro computer. Come? Con l'operazione di clone. Quindi il primo passo era mi faccio un fork, quindi avevo un progetto su cui posso lavorare e posso scrivere. Secondo, clonarlo, quindi vado su PyCharm, git,
clona, lui mi dice cosa vuoi clonare? Aspetta, vado a prendere l'indirizzo di questo progetto che me lo trovo qua dentro. Copia, da questo, è nascosto qua dentro, copia, incolla. Sono tutti i progetti che finiscono con .git. Questi indirizzi qua sono http.git. E questo lo chiamerò libretto voti mio, non so. Solo perché sennò la cartella ce l'ho già, fa casino. No? Quindi decido qual è il progetto di cui faccio il clone, che è nella mia area, vedete, slash Fulvio Corno, slash, e decido la cartella nella quale salvarlo. Quando faccio clone, lui lavora un pochino e mi dice, oh, bello, c'è un nuovo progetto, lo vuoi aprire? Sì, apriamolo. E mi apre questo qua, di nuovo, se è un'altra cartella, mi dice se vuole disabilitare l'antivirus, va bene. E a questo punto è la mia copia del progetto del professore, quel tizio là. Ci posso lavorare, posso fare commit, da quel momento in avanti sono, dal momento del fork in avanti sono indipendenti. Quindi qua se io adesso facessi delle modifiche, vedete che ad esempio qua l'underscore voti non c'era ancora, perché l'ho fatta prima la modifica, ma è rimasta sul mio computer, non ho ancora fatto commit e push perché non sapevamo ancora Git all'epoca. E quindi ci siamo scaricati l'ultima versione di cui avevo fatto push ieri praticamente sul sito, o lunedì sera. Però da qua posso lavorarci, modificare, buttare via queste bruttissime. Che vuoi? Perché mi dici questa cosa brutta? Project files. Questo. Boh. Posso cancellare queste righe, lo salvo, a questo punto mi compare come file modificato e se voglio posso fare commit, tranquillamente lo posso fare, rimosso gli spazi, posso fare commit e posso fare anche push. Se andate a vedere il push, lo salva sempre su una cosa che si chiama origin, ma l'origin è il nome convenzionale, non punta più a TDP 2024, ma punta alla mia area personale, lo possiamo vedere, mi sembra che lo scriva a un certo punto, no, su origin master, beh, però lo vediamo tranquillamente da qua. Questo è il progetto libretto voti sulla mia area, se aggiorno la pagina mi dice che l'ultimo commit è mio ed è rimosso i spazi. Mentre invece su quello TDB 2024 chiaramente questo commit non ci sarà. Ok, quindi questi sono i due passaggi principali. Mi creo un progetto da zero, lo voglio condividere per me o per altri. Contento che io questo meccanismo qua lo uso perché magari lo stesso progetto ci lavoro su due o tre, sul computer che ho in ufficio, su quello che ho a casa, sul portatile, e li sincronizzo con me stesso questi file in questo modo. No? Faccio push, spengo il computer, vado a casa e dall'altra parte faccio l'operazione inversa del push e il pull. Qua lo chiamo update. No? Quindi scarica dall'origin l'ultima versione e me la sovrascrive, me la porta come copia di lavoro, sempre ovviamente controllando che non ci siano conflitti. Ok? In laboratorio della settimana prossima farete così, noi vi diamo il testo del laboratorio, beh, la prima volta sarà solamente un testo, ma poi cominceremo a darvi già anche uno scheletro di programma, di codice, quindi nel laboratorio voi arrivate lì, leggete il testo, fate fork, quindi avete il laboratorio nel vostro progetto, ci lavorate, potete fare push, così ve lo salvate, non dovete alla fine della lezione ricordarvi di salvarlo sulla chiavetta o chissà che cosa. All'esame funzionerà nello stesso modo, noi vedremo un repository su cui c'è il testo dell'esame, il database su cui lavorare, lo scheletro di progetto, vi fate, in realtà lì c'è già un meccanismo gestito da GitHub che vi fa già il fork, voi dovete, poi vi fate il clone, ci lavorate durante l'esame, alla fine dell'esame fate un push e l'esame è consegnato. Quindi è uno strumento complicatissimo e potentissimo, dite GitHub, noi lo usiamo in modo veramente
elementare, no? Con queste due operazioni mi scarico una cosa, la salvo, eccetera. Non andiamo a vedere i workflow più complessi, che sono quelli di collaborazione tra più persone, branch multipli, sincronizzazione, eccetera, che ci sono e chi ha voglia, curiosità e appetito li può tranquillamente andare a vedere. Per quello che ci serve, diciamo così, è più che sufficiente e ve lo consiglio proprio anche come metodo vostro, anche perché in più, potendo fare repository privati, lo potete usare anche per i vostri lavori di altro tipo, non necessariamente, adesso, l'esercizio di laboratorio, anche se è pubblico non importa, no? Però magari fate un vostro lavoro, lo potete salvare in questo modo, siete tranquilli e imparate a gestire queste cose. Se poi dovete coinvolgere qualcun altro che collabora insieme a voi, imparando a gestire workflow multipli, no? Vi faccio solo un esempio, questo sito web qui, no? Dove ci sono tutti i corsi, dove c'è anche la pagina del nostro corso, lo gestiamo circa in una decina di persone e ha una history git chiaramente anche abbastanza lunga, articoli quando salvo i video, le aggiungo eccetera, dov'è che c'è? Vabbè, è qua, no? Vabbè, non l'ho trovato, fa lo stesso, la prossima volta ve lo faccio vedere, per farvi vedere un sito che abbia una storia un po' più lunga con commit di varie persone, con vari branch, che fa vedere il livello di complessità leggermente superiore. Per oggi vi saluto, oggi pomeriggio c'è l'altra squadra di laboratorio e noi ci rivediamo lunedì mattina.